Siamo all'undicesima edizione di Turit e anche quest'anno con piacere ritroviamo il sindaco Angelo Zubani. Grazie a voi per la vostra puntualità e la vostra presenza nel seguire questo evento, che per Carrara Fiere è un evento importantissimo e pure in tempi di difficoltà abbiamo il piacere questa mattina di vedere invece un bel clima da parte degli operatori con i quali ho parlato a lungo. E in tutti, pur nascondendo poi l'evidenza del momento, della crisi e di quant'altro, però in tutti ho visto gran voglia di fare, di esserci, di reggere e non solo di reggere per esistere, ma di reggere per rilanciarsi. Prodotti importanti e anche nuovi, e quindi anche questo è un segno di grande attenzione, il fatto che a Turit 2013 vengano presentati dei modelli nuovi, sotto certi aspetti anche alcuni più economici tra virgolette rispetto al passato, ma che sono in tendenza proprio anche con le capacità di spesa di coloro che amano questo tipo di turismo e nonostante tutto non vogliono rinunciarvi. Il fatto che lei sia sempre presente qui vuol dire che il suo comune ha un'apertura più ampia a questo turismo? Beh, noi non siamo nati come comune turistico, pur essendo stati baciati dalla natura, che grazie a Dio non ci siamo ancora sciupati. È una zona dove prevalentemente c'era una mentalità più industriale, artistica, legata all'escavazione, alla trasformazione del marmo, ma anche culturale. Questa è una città però dal palato raffinato anche in termini di cultura, e cultura e turismo sono un binomio inscindibile. E quindi a me fa molto piacere che però sia migliorata la cultura dell'accoglienza verso tutti, sia coloro che usano anche strutture tradizionali, ma anche per coloro, i tanti che in questi anni sono diventati sempre più numerosi, che preferiscono un turismo libero, all'aria aperta, con camper, con altre strutture. E quindi credo che anche questa edizione, come dicevo, possa offrire loro tante soddisfazioni per soddisfare non solo la suggestione oppure le ambizioni, ma soddisfare le concrete realtà di acquisto.